Ciao amici di Poker Italia Web, è finito il day 4 del main event delle WSOP, siamo con Federico. Federico, allora, una lunghissima giornata, ma è finita alla grande. Com'è andata? Allora, chiudiamo con 1.500.000, average più o meno 800.000, partivamo con 25 bui, partiamo con solo 125.000. Ieri è stato veramente un giorno abbastanza duro. Oggi abbiamo avuto un ritorno abbastanza facile, siamo stati, diciamo, bravi e fortunati a fare qualche fish and contested, e poi quando abbiamo avuto la mano, abbiamo avuto asso asso, siamo riusciti a massimizzare in un bello spot contro un giocatore che mi ha provato a tiro collare, ma ha trovato, diciamo, il padrone. E niente, sono stato spostato di tavolo. All'inizio non ero molto contento da questo nuovo ritro, perché c'era Jack Cody alla mia sinistra e c'era il chip leader del tavolo del torneo con 2 milioni e mezzo, average 450.000. Però questo chip leader del tavolo si è rivelato per me la mia fonte di vita, praticamente, perché mi ha fatto prima salire a 700.000, dove mi ha provato un bluff improbabile, e poi su un piatto limpato decide di perdere 150x con doppia, dove io ho nuts, e niente, lì sono salito a 1.500.000, ed è stata tutta una giornata in discesa. Abbiamo dato anche un bel picco a 1.800.000 al tavolo televisivo. Ho giocato 2 ore al tavolo, 4 ore al tavolo televisivo. Volevo proprio farti una domanda su questo: ti ha emozionato giocare al tavolo televisivo? Sì, mi ha emozionato molto, e comunque un tavolo televisivo WSOP sicuramente non capita tutti i giorni di farlo, soprattutto copertura di ESPN, e niente, però sono riuscito a stare tranquillo, ho fatto il mio gioco e ci sarà veramente qualche mano divertente che hanno registrato, e non vi voglio rovinare la sorpresa, quindi vi farò aspettare settembre e farete due risate insieme, ci faremo due risate insieme. Ma è la prima volta che tu giochi qui alle WSOP? Sì, quest'anno è stata la mia prima volta e ho deciso, diciamo, di fare un pacchetto. Sono partito l'11 giugno, sono arrivato qua e ho giocato 11-20, è andata abbastanza bene, ho fatto 4 ITM, ho fatto anche un'altra deep run a Monster Stack, che diciamo è un mini main event, potremmo dire, ho chiuso 20esimo per 45.000. Certo, iniziare bene a livello di fiducia è sempre una... è molto importante. Sì, è molto importante. Allora, domani ti seguiremo tutti, domani sarà il day 5, partirai con 1.500.000, quindi diciamo quasi il doppio dell'average, tutta l'Italia ti seguirà, noi ti seguiremo, e dal mezzogiorno, quindi mezzogiorno di Las Vegas, le 21 italiane, tutti a seguire Federico. Ok, Puterone. Grazie, volevo salutare Giovanni, Fratomo e Gianluca, che mi seguono sempre dall'Australia. Un abbraccio, dai, che domani arriviamo al day 6. Ah, vai. Grande. Ciao, ciao, grazie, ciao.